Ecco la mascherina protettiva made in Fabio Perini. L'azienda cartaria lucchese ha sviluppato durante il lockdown un aggiornamento tecnologico che, applicato ai macchinari per lavorare abitualmente la carta, consente la produzione di mascherine facciali. L'invenzione, già brevettata, è stata presentata alla stampa all'interno dello stabilimento di Mugnano. L'aggiornamento tecnologico per la produzione delle mascherine può essere installato velocemente sulle macchine di converting dell'azienda, sia quelle nuove che quelle già installate presso i clienti di tutto il mondo. E cosa di particolare importanza, il processo produttivo è adattabile ai principali materiali tessuto non tessuto, tra cui un particolare materiale a base di bambù, compostabile con i rifiuti organici. Questa macchina ha la particolarità di, con una piccola modifica, di essere capace di, invece di produrre carta igienica e asciugatutto, di trasformare rotoli di mascherine, addirittura con un prodotto ecosostenibile, perché il materiale che viene usato è compostabile e con un 40% di bambù. Il prodotto risponde quindi anche all'esigenza di uno smaltimento sostenibile delle mascherine. Altra particolarità è che il macchinario è in grado di fornire un notevole volume di prodotto in tempi brevi. Un'altra particolarità di queste linee, quindi, è quella di poter produrre ad altissima velocità un enorme numero di mascherine. Una linea di produzione standard arriva a produrre anche 10.000 mascherine al minuto. La forte domanda di mascherine ha così diversificato il business della Fabio Perini, che nel corso degli ultimi mesi, dopo l'iniziale aumento della richiesta di carta igienica, ha visto innalzarsi la domanda soprattutto di prodotti piegati in carta tissue, una tendenza che dovrebbe proseguire ancora per un certo periodo.